Ciao Celeste. Allora, Flavio. Allora, anche se siamo nelle fasi prettamente iniziali, però visto che c'è il padrone di casa che mi ha contattato dopo aver visto un po' di video, grazie per la fiducia. Tanti video. Ehi ehi ehi, fermati un attimo. Visto che posso, questo video te lo offro io. E assieme al video ti offro la possibilità di capire quale sia la tua migliore scelta per avere caldo in casa con i migliori contributi e la cessione dei contributi stessi. Vai direttamente al blog o nel link qui sotto e dammi la radiografia di casa tua compilando il modulo di preanalisi professionale. Appena mi arriva il tuo modulo, tempo qualche giorno, ti ricontatto io. Un abbraccio, ciao! Chiedo un attimino a Flavio come stanno andando i lavori e come sta procedendo, anche se siamo veramente all'inizio, inizio. Niente, i ragazzi sono bravi, sono arrivati subito. I Marco sono molto professionali, arrivano alla mattina alle 8, stanno già smantellando tutto. E va benissimo così. Ottimo. Allora, questo sarà il primo video, poi ritornerò tra qualche mese quando il tutto sarà abbastanza finito, anche a livello di abitazione, così poi ti farò vedere anche i gusti di Flavio e compagna per tutto quello che riguarda l'interno della casa. Adesso andiamo un attimo in sala termica, facciamo due parole con Marco, così ti descrivo un po' anche quello che stanno facendo e quello che poi sarà il risultato finale. Prima di scendere, vabbè, i crafting sono diminuiti. Come ti dicevo, qui andremo ad installare anche 4 pannelli solari termici. Sono qua, imballati. Due parole sul glicol antigelo. Tu sai che il solare termico, per evitare problemi di stagnazione e quindi anche assistenza e manutenzione, ha bisogno di un glicol, non dico particolare, ma di un glicol abbastanza costoso. Quindi se ti stai facendo fare questi lavori, non badare a spese sul glicol. Questa è la parte fondamentale del solare termico. L'abitazione, intanto che le cicale suonano e cantano, è quella là. Quindi parte di una binata. L'impianto solare termico è un po' particolare rispetto ai soliti, poi se riesco ti faccio vedere anche alcune foto, perché verranno posizionati 2 pannelli ad est, 2 pannelli ad ovest con doppia pompa, quindi doppio circolatore, perché i 2 pannelli ad ovest non tolgano l'efficacia a quelli ad est e viceversa nel momento di maggiore insolazione e irraggiamento. Quindi abitazione è quella là. Abitazione tutta riscaldata ad alta temperatura, sì che qua non c'erano tante soluzioni, non esisteva pompa di calore che garantisse a Flavio e compagna il caldo e anche la poca spesa annuale. Non parliamo di caldaia a gas, non parliamo di caldaia a metano, e quindi andiamo e parliamo di caldaia a biomassa. Marco, il super equilibrista. Qui c'è il muratore geometra idraulico, sì che spengo la GoPro e facciamo due parole dopo. I professionisti, quelli veri, se ne sono andati, quindi il geometra, l'impresario, il muratore, il padrone di casa, Flavio, sono andati via. E adesso siamo entrati nel vivo in quella che è la nuova sala termica. Te la faccio vedere un po' da distante.